Buongiorno a tutti. Oggi non sono qui per raccontarvi delle nuove funzionalità di AmpSafe o spiegarvi delle funzionalità già implementate, ma sono qui per parlarvi dei pacchetti di attivazioni. Questa necessità è dovuta al fatto che è un elemento spesso controverso, non facilmente comprensibile se non da chi utilizza AmpSafe con una certa dimestichezza. Iniziamo subito dalla base. Per i nostri utenti sanno che quando vogliono creare una nuova azienda o una nuova sede di un'azienda esistente, devono in buona sostanza consumare un'attivazione. Le attivazioni sono di due tipi: le attivazioni come proprietario o come condivisione. Le attivazioni come proprietario sono quelle che mi permettono di creare io un'azienda o una nuova sede. Come proprietario io potrò inserire, potrò decidere con chi condividere. Gli siti invece come condivisione sono quelle attivazioni che devo consumare quando ricevo io la condivisione di un sito che qualcun altro ha creato come proprietario. Questo che vedete qui possiamo dire che è il nostro portafoglio di attivazioni con due slot, uno le attivazioni come proprietario e uno come condivisione. Come ottengo le attivazioni? Le posso ottenere anche solo attivando dei moduli. Ad esempio, il modulo Premium ogni anno regala 4 attivazioni come proprietario. Quindi se io utente attivo il modulo Premium, automaticamente mi vengono accreditati nel mio portafoglio di attivazioni proprietario 4 nuove attivazioni. Ogni volta che io creo un'azienda come proprietario, guadagno una condivisione in questo pacchetto. Questa condivisione posso utilizzarla per condividere quel sito, quell'azienda col mio cliente, oppure tenerla nel mio portafoglio e riutilizzarla in altre situazioni. Quando io arrivo ad avere 0 attivazioni come proprietario e 0 attivazioni come condivisione disponibili, devo in qualche modo rimpinguare questo mio portafoglio. Per farlo devo accedere alla sezione Shop. Nella sezione Siti proprietario, se devo rimpinguare la parte di proprietario, o Condivisioni, se voglio rimpinguare la parte delle condivisioni. Iniziamo con la parte di proprietario. Ho diversi tagli. Il taglio più piccolo è quello che mi dà un'attivazione. Il costo è di 25 euro. Vi ricordo che le attivazioni durano per un anno. Quindi se io ho un'azienda, la carico su AmpSafe, pago 25 euro oggi, ad esempio il 24 gennaio 2017, tra un anno, il 24 gennaio 2018, scadrà e dovrò ripagare questi 25 euro o usare comunque un'attivazione. 10 siti, 250 euro, quindi sostanzialmente il costo è identico. 20 siti, 450 euro, quindi un costo medio per sito di circa 22,50 euro. 30 siti proprietario a 650 euro, quindi un costo medio di 20 euro. E infine i tagli più grandi, che in questo periodo sono con un'importante scontistica. 100 siti a 690 euro, vuol dire che ogni sito mi costa 7 euro circa. Per sito intendiamo o una nuova azienda o una nuova sede di un'azienda esistente. E infine i 200 siti, 840 euro. Vuol dire 4 euro, poco più, per sito. Piccola precisazione. Le attivazioni che comprate con i vari pacchetti non durano un anno, ma durano fin quando non l'avete esaurite. Facciamo un esempio. Se io sono un consulente che ha 40 aziende, clienti, ognuna con una sede, posso comprare due pacchetti da 20 siti al costo totale di 950 euro, guadagno 40 attivazioni, le utilizzo nel corso dell'anno, l'anno dopo, quando devo rinnovare, devo riacquistare nuovamente questi siti. Se invece compro i 100 siti, avrò 100 attivazioni e avrò pagato 690 euro. Il primo anno
farò fuori, per modo di dire, 40 siti. Me ne rimarranno 60. Questi 60 non vanno persi, ma rimangono nel mio portafoglio. Tra un anno, quando incominceranno a scadere i miei primi 40 siti, avrò ancora 60 siti che potrò utilizzare per rinnovare i siti già creati. Questo vuol dire che se ho 40 clienti e acquisto il pacchetto da 200 siti, sostanzialmente pago una volta e mi dura per 4 anni. Abbiamo anche creato un file di Excel per poter semplificare questa parte. Se desiderate riceverlo, è sufficiente scrivere una mail a support@unsafe.it. Veniamo ora alle condivisioni. Perché dovrei scegliere la condivisione? Mettiamo che, ad esempio, io incontro un cliente che può avere un interesse per me molto contenuto, magari una microazienda, che so che mi ha chiesto di predisporgli la valutazione dei rischi, un'analisi iniziale, ma non so in che modo, non so se avrà una redditività tale da permettermi di pagare, diciamo, i cosiddetti 25 euro all'anno. Io posso anche scegliere di far attivare l'azienda al mio cliente, lui pagherà i suoi 25 euro, vi potrà regalare la condivisione il primo anno e gli anni successivi potrete pagare attraverso i pacchetti di condivisione. Se ad esempio attiviamo il pacchetto da 200 siti, ogni azienda, ogni sito mi costa circa 2,50 euro contro i circa 4 euro della sede proprietaria. Chiaramente ho un lato negativo. Se io sono proprietario, decido io con chi condividere la sede. Se invece ricevo una condivisione, l'utente proprietario potrebbe anche decidere un giorno di togliermi la condivisione e io non poter più accedere ai dati. Ricordo sempre che dopo un anno, se io decido di non rinnovare un sito o un'azienda, quell'azienda, quel sito diventa in sola lettura. Se quel sito l'ho condiviso con un utente, ad esempio con il cliente, se lui invece rinnova la condivisione, potrà continuare a modificare le parti di sua competenza. Se ad esempio io ho un cliente, appunto, che non mi interessa tanto monitorare, perché magari ha un interesse commerciale ridotto, posso spingerlo a rinnovare lui la condivisione per mantenere lui un occhio sulle scadenze. E io, al momento opportuno, basterà che rinnovi quel sito e potrò apportare le modifiche necessarie. Grazie a tutti per l'attenzione e a presto.